Ok, eccoci di nuovo a fare video come quasi un anno fa. Il motivo per cui faccio questo video è molto semplice in realtà. Troppe cose da dire, troppi volantini da scrivere che nessuno leggerebbe mai. Quindi magari due parole via video potrebbero sintetizzare al meglio quello che sta succedendo. Perché ricevo un tasso di telefonate più alto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, proprio a causa dei vari input dall'esterno che stanno arrivando e di cose di cui dovrei parlare a ciascuno, in ciascuna telefonata, cosa che continuerò ovviamente a fare, ma non, via mail, ma credo che sarebbe meglio appunto raccogliere, visto che le domande sono sempre le stesse, tutto in un video di spiegazioni e così semplificare il lavoro. Allora, prima cosa, il PDR. Un rumore sospetto. Il PDR verrà pagato a ottobre 2013? Risposta no. Se non ve l'ho già detto, se non avete già capito da altre fonti, la risposta è no. Il motivo è molto semplice. Innanzitutto il PDR è una valutazione sui bilanci dell'anno passato, sulla produttività dei colleghi, e viene calcolato su due pezzi di formula. Un pezzo di formula è determinato dal contratto nazionale e ha la novità piacevolissima di incorporare e tener conto del tanto agognato deterioramento dei crediti e da un secondo spezzone di formula che è determinato a livello regionale. Il livello regionale è in toto definito dal contratto integrativo regionale. Abbiamo un nuovo contratto nazionale che è appunto quello di dicembre 2012, non abbiamo più un contratto integrativo che è scaduto nel 2011. Per facilitare il pagamento del PDR dello scorso anno e per semplificare il lavoro della trattativa, l'anno scorso si è scritto che si consideravano mantenuti i sistemi di calcolo dei parametri precedentemente definiti, quindi in una specie di ultrattività. Ora non è più valido questo discorso, quindi ci deve essere un nuovo contratto integrativo. Il nuovo contratto integrativo segue questi step. Primo step, creazione della piattaforma sindacale. Secondo step, presentazione della piattaforma sindacale ai lavoratori. Terzo step, trattativa della piattaforma rivendicativa sindacale, con controparte che nel nostro caso è una delegazione della Federazione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Allora, la piattaforma è pronta, ve l'abbiamo segnalato prima dell'estate, non ve l'abbiamo ancora presentata perché è da tanto, più di un anno, che cerchiamo di incontrare la benedetta delegazione della Federazione, innanzitutto per conoscerla, per presentarle alcune problematiche, alcuni problemi che rivengono dal contratto integrativo precedente e poi, fatto questo, avremo presentato a voi, cari colleghi, la piattaforma nuova rivendicativa e di conseguenza far partire la trattativa. Il motivo di questa lentezza nella possibilità di incontrare la federazione, appunto, un incontro che stiamo chiedendo da un sacco di tempo, io non lo conosco direttamente, posso immaginare che ci siano stati alcuni motivi anche con una certa logica, ma il punto è questo. Adesso ci troviamo tra l'incudine e il martello come al solito, cioè ci troviamo che si sta avvicinando la fine dell'anno e quindi il tema del PDR da cui sono partito e diventa sempre più pressante perché, come sapete, se viene pagato entro l'anno avremo la possibilità di usufruire di diverse agevolazioni. Se non verrà pagato entro l'anno, questo potrebbe essere un problema sia per noi che per le aziende. Quindi c'è di fondo una favorevole predisposizione all'inizio della trattativa prima della fine dell'anno, proprio determinata da questo. Il problema è che non c'è solo il PDR da discutere, ci sarebbe anche il contratto integrativo regionale che appunto regola ticket, permessi, alcune indennità specifiche regionali sui trasferimenti. Sono tutta una serie di articoli che adesso non posso sintetizzarvi per brevità. E che comunque avremmo intenzione di ritoccare almeno in parte in una manutenzione in una piattaforma che io definirei abbastanza al passo con i tempi, nel senso che non
non pesta l'acceleratore su quanto denaro ci deve essere dato in più, ma quanto più su quanto con pochissimo denaro o zero denaro si possa rendere la vita dei lavoratori migliore, quindi ottenere da loro maggiore produttività, perché qualcuno si dimentica sempre che se uno lavora volentieri lavora meglio. Quindi il tema del PDR è questo: se non facciamo un accordo o integrativo regionale completo o a stralcio, ma nessuno di noi ha intenzione di fare un accordo a stralcio sul PDR, il PDR non verrà pagato. Quindi mettiamoci il cuore in pace, per il momento non lo vedremo a ottobre, forse non lo vedremo neanche fino alla fine dell'anno. Stante le cose attuali, non lo vedremo entro la fine dell'anno, se non si sblocca la cosa, ma gli incontri sono fissati e sono vicini a noi, quindi io, che sono di indole ottimista, penso che arriveremo a una sana conclusione di questa faccenda, tenendo conto di tutte le esigenze di tutti, della realtà che ci sta circondando e anche della realtà del fatto che c'è chi lavora e a volte non viene riconosciuto adeguatamente il proprio lavoro. Questo è il primo tema, la prima domanda. Il PDR verrà pagato? No. La seconda domanda è, ed era dietro the question behind the question, era la trattativa del contratto integrativo, cioè partirà la trattativa del contratto integrativo? Ad oggi non si sa. Io penso di sì, spero di sì, perché cominciano a vedersi della disponibilità da parte della controparte a trovarci, quindi io penso che questo preluda a una disponibilità alla trattativa, al confronto. Terza questione, ma non ultima, non voglio superare assolutamente i 10 minuti, quindi sarò molto sintetico, è quello che sta succedendo in ABI. Innanzitutto, che cosa sta succedendo in ABI? Che cosa è successo in ABI? La loro controparte, che è ABI, appunto non Federcasse, ha disdettato parecchio in anticipo il contratto nazionale firmato loro. Di per sé è un atto che, preso in maniera asettica, non è grave. È normale che se uno vuole cambiare il contratto debba prima disdettarlo. E quindi apparentemente questo è lo scopo. Ma vi chiederete come mai i sindacati si sono incazzati tanto? Beh, intanto perché per la prima volta questa disdetta è stata data unilateralmente senza essere concordata, no? A sorpresa in un certo senso, quindi non abbiamo ancora dall'altra parte sindacale una vera e propria piattaforma già pronti per discutere, cioè la disdetta tecnica viene concordata, viene data e poi così può partire la trattativa. Questo invece è stato un segnale molto chiaro del fatto che noi non intendiamo proseguire su quella strada che abbiamo già impostato col contratto precedente, che ricordo era un contratto lacrime e sangue dal punto di vista se non altro economico, che ha visto i lavoratori del credito tutti, non solo quelli assunti da un certo punto in avanti, tutti vedersi rimaneggiata e toccata la busta paga. Non dico in negativo perché non è esatto dire negativo, sicuramente non in aumento, e rimodulata magari in modo i cui effetti non salubri potrebbero essere valutati soltanto fra anni, e ci sono gli effetti salubri, che sono la pecunia che viene erogata ai lavoratori prima. E con tutto quello che c'è stato, non so se ricordate, c'è stato un forte dibattito all'interno dell'ABI su chi, degli specie di referendum, a ogni assemblea veniva registrato chi era a favore, chi era contro. Non eravamo nella situazione pseudo-bulgara a cui ci siamo abituati in passato, in cui la stragrande maggioranza di lavoratori approvava il contratto nazionale. Lì abbiamo giocato sul filo di lana, ovviamente sono stati la maggioranza dei lavoratori ad approvare il contratto integrativo, ma contratto nazionale, ma è stata parecchio dibattuta la cosa. Quindi da questo contratto ABI vuole scendere, vuole recedere e vuole essere sicuro che la trattativa verrà avviata, e quindi lancia la disdetta. La risposta istantanea, a parte quella di una leggerissima incazzatura da parte delle organizzazioni sindacali, che si sono viste ancora una volta venire a mancare quel rispetto delle parti, quella capacità di concordare i vari passaggi storici che la categoria anche in questa fase dovrà affrontare, hanno proclamato uno sciopero che vedrà la luce il 31 ottobre del 2013. Questo sciopero deve riuscire. Non coinvolge i collaboratori del BCC perché non ci troviamo nella stessa situazione. Ci sono
ragionevoli motivi di ritenere che non ci troveremo nella stessa situazione. Ciò non vuol dire che gli effetti negativi di ciò che verrà deciso in ABI, ancora una volta, dovranno essere, saranno calati, tendenzialmente calati pari pari nel nostro settore, che ha morfologia diversa, platea diversa, struttura diversa. E quindi ci toccherà ancora una volta faticare per cercare di neutralizzare quello che non ci riguarda e di migliorare e di potenziare quello che ci serve davvero. A questo proposito, quindi prima di passare al terzo punto, caspita, 10 minuti, ce la devo fare. A questo proposito, appoggio e comprensione ai lavoratori dell'ABI, nel senso che la loro situazione è prodromica di una nuova idea di banca che verrà proposta, che se le proposte saranno soltanto considerate quelle valide, non sarà così, ma se prendiamo per buono quello che l'azienda vogliono, vuol dire che la banca cesserà di esistere in quanto tale e nasceranno un esercito di piazzisti, promotori e vedremo scomparire tutto il collegamento verso il territorio, anche se dicono di non voler fare assolutamente questo. L'ABI arriva da una stagione di compressione degli sportelli, di grandissime campagne di esubero e di modificazione del lavoro, degli orari, e come sapete, abbiamo dei lavoratori in ABI che cominciano veramente a chiedersi che cosa devono fare per davvero nella loro vita, che cosa è richiesto a loro di fare. Il nostro mondo è un mondo ancora per il momento diverso, in cui fare la banca del territorio è centrale più che mai, anche se appunto molti colleghi già mi segnalano che questa cosa rimane scritta fuori, poi nella gestione interna non è affatto così. Io mi auguro ancora che attraverso regole e indirizzi concordati a livello generale si riesca a influenzare quei pochi che tendono a uscire fuori dal seminato. Quindi il terzo punto di cui volevo parlarvi è che ho partecipato a un interessantissimo seminario sulle BCC in Emilia-Romagna, sull'analisi della federazione e sull'analisi di alcuni dati che per tanti versi possono essere traslati sul nostro territorio. L'unica cosa che mi permetteva aggiungere di dire e comunicarvi di questo seminario è che non è escluso, non è affatto detto che il numero di sportelli del BCC debba sempre crescere o restare quello che è. Quello che in ABI è stato fatto da anni, cioè di valutazione degli sportelli, quanto gli sportelli riescono a pagare se stessi, presto o tardi arriverà anche da noi. Noi abbiamo ancora miliardi di cose da fare per quanto riguarda la centralizzazione e l'ottimizzazione della struttura credito cooperativo in sé, ma non è escluso che a livello locale qualche ragionamento su questo punto di vista verrà proposto, verrà fatto. Anche perché non ci nascondiamo davanti al dito che se, per quel che riguarda le nostre BCC, il dato, benché ce ne sia una commissariata, non sia diciamo, nella sua facciata così grave, così difficile, sappiamo esattamente che viviamo ancora in un mercato drogato, le banche fanno utili in questo momento non per la maggior parte del loro lavoro, non soltanto sulla loro attività di intermediazione vera e propria, quindi viviamo in uno stato di mercato complicato e quindi molto presto dovremo venire a ragionamento diretto con questa realtà. Credo di aver detto tutto. Ah sì, un'ultima cosa. Tempo fa è uscito su un giornale, proprio in merito alla BCC commissariato, una mia dichiarazione che parlava di managerialità rurale del credito cooperativo. Se uno legge bene quello che c'è scritto, capisce una cosa, se uno legge in fretta ne capisce un'altra. Il concetto è che io auspico che ci sia una managerialità rurale, nel senso positivo del termine, perché se uno fa fuoco con la legna che ha, sa esattamente dove va. E sai esattamente quanto si scalda. Se uno invece fa fuoco con legna creativa e rischia, allora non è un manager rurale, ma è un manager ABI style,
e quindi fa il danno del credito cooperativo, fa il danno alla propria azienda e manca il punto di quel che è la ragione d'essere di quelle banche. Mi dispiace perché qualcuno si è incavolato pensando che i dèsi del contadino, in realtà non so esattamente se è il giornalista o il giornalista che non ha afferrato il punto, o se appena si parla di ruralità qualcuno si sente abbassato di livello. Io ho parenti che fanno i contadini, so esattamente che non saltano fuori da sole dalla terra le cose, che sono in basso, e che io stesso, che ho fatto attività artigianale prima di cominciare a fare altre cose, so che il denaro non si crea dal nulla e che è la fatica alla base di questo sistema reale di economia. Quindi mi scuso se ho offeso qualcuno parlando di managerialità rurale, non volevo fare nessuna battutaccia, e invece auspico che si ritorni, che si addivenga a una cultura più realista. Quindi ho fatto ben 16 minuti quando ho intenzione di farne 5, figuratevi quando, quando dovrò raccontarvi per filo per segno cosa genererà la trattativa. Farò magari spezzare uno dei video. Nel frattempo vi saluto, vi auguro buon lavoro e spero di avervi dato qualcuna delle risposte che magari avete in testa, alle domande che avete in testa. Saluti.